Siamo venuti al ginnasio sportivo di Forlì, dove si allena la Blue Line, per incontrare una famiglia molto particolare. Come fa a coniugare il ruolo di allenatore con quello di padre e marito? Quindi come gestisce tutte queste tre donne nella vita e nel campo? Ma allora, direi che è una medaglia con due rovesci ben distinti, perché in palestra siamo meno famiglia e fuori siamo molto più famiglia. Quindi riuscire a dividere queste due cose è la cosa che ci ha mandato avanti, facendo fare con entusiasmo entrambe le cose, cioè dare valore alla famiglia e nello stesso tempo dare il massimo in palestra. Il fatto che questa situazione si sia creata in modo, direi, naturale è una cosa che nessuno si poteva aspettare, ben venga. Non è facile da gestire, questo è vero, però ripeto, il fatto che le mie figlie siano due atlete quando siamo in palestra facilita molto, anche il fatto che loro comunque non certo mi chiamano babbo quando le richiamo in palestra, ma mi chiamano Luigi come tutte le altre ragazze. Questa cosa qua le pareggia un pochettino alle altre, forse per alcuni no, perché comunque sono sempre le mie figlie. Però l'importante è che fuori rimaniamo una famiglia al di fuori dell'aspetto sportivo. Dentro dobbiamo essere agonisti come lo sport richiede. Alla mamma invece chiediamo, da ex giocatrice, com'è stato giocare insieme alle proprie figlie? Allora, giocare con le mie figlie è stato bellissimo, anche se difficile, perché io sono un agonista proprio dentro e quindi mi sono giocata sempre il posto e loro si sono sempre dovute giocare il posto con me. Diciamo che mi sto godendo di più questo momento dove posso essere di supporto a loro e di supporto alla squadra e quindi mi diverto proprio a stare con loro e supportarle in tutti i momenti, sia degli allenamenti che delle partite. Quindi bello. Invece alle ragazze chiediamo, ma com'è stato scegliere la pallavolo? Una scelta obbligata o vi è venuto molto naturale? E soprattutto avete provato altri sport? Vado io? Vai. Allora, io sì, nel senso che hanno provato a farmi fare altri sport e sono durati molto poco. L'esperienza della danza è durata qualche mese, poi è finita, perché comunque è stato naturalissimo scegliere la pallavolo, ma proprio per una passione, cioè guardavo le partite, mi piaceva giocarlo e quindi è venuto naturale sceglierlo, ecco. Io li ho provati tutti gli sport, ho sempre fatto il 3-2-1, che li ho provati tutti, solo che nel frattempo facevo sempre pallavolo, quindi andavo a vedere le partite il sabato, andavo in palestra mentre loro si allenavano, cioè per me stare in palestra a vedere la pallavolo era naturale, quindi una volta che mi è stato posto, diciamo, il problema di scegliere, cioè per me era ovvio, diciamo così, nel bene e nel male, ecco, che poi sia una scelta giusta o meno, questo non lo so, però cioè, per me la pallavolo è sempre stata una cosa che mi veniva naturale sia da guardare che da giocare sempre, ecco. Invece per voi come si coniuga l'essere figlia con l'essere giocatrice ma allenata dai propri genitori? Chi vuole rispondere? Vado io, poi... Ma allora, penso che la chiave sia il dividere le due cose, come ha detto prima Luigi, che è anche mio babbo, non so se siamo in ambito palestra o no, e nel senso che in palestra è giusto vederle come allenatrici, come allenatori e, o giocatori quando ho giocato con mia mamma, e poi fuori, chiusa la porta della palestra, bisogna lasciare dentro la palestra i problemi in palestra se ci sono, perché altrimenti si fa fatica un po' a coniugare. Però io credo sia una bellissima fortuna, perché è una passione che condividiamo come famiglia e ci sono pochissime famiglie che riescono a condividere una passione, è una cosa che ci accomuna e ci fa felici, quindi penso sia una cosa bellissima, ecco.
Dovete rispondere al volo. Chi comanda in casa? È sufficiente lo sguardo o dobbiamo rispondere? No, allora, una cosa la devo... Allora, loro dicono che sono io secondo che comando. Però, allora, noi siamo, come ha detto la Eli, siamo una famiglia e a casa siamo veramente una famiglia e c'è molta condivisione. Io e Luigi condividiamo le scelte più importanti, le cose più importanti e tante altre cose le condividiamo con loro che ormai sono grandi e molte volte abbiamo bisogno del loro supporto per fare delle scelte, per vivere, per fare, diciamo, la nostra vita. Quindi siamo famiglia anche nel gestire le, diciamo, bugia. No, non è vero, non è bugia, è vero. Però dai, è grossissimo.